Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene. Buongiorno per tutto il giorno. Come vi siete svegliati stamattina? In forma, spero. Altrimenti, come lo dico spesso, non vi preoccupate. Abbiamo sempre un buon caffè che ti dà forza per affrontare la giornata. Coraggio, ce la faremo sempre. Al di là di tutto quello che il mondo sta vivendo, però, nel nome di Cristo, vinceremo sempre. Allora, meditiamo stamattina il Vangelo di Luca, capitolo 11, versetti 14 a 23. In quel tempo Gesù stava scacciando un demonio che era muto. Uscito il demonio, il muto cominciò a parlare e le folle furono prese da stupore. Ma alcuni dissero: è per mezzo di Beelzebul, capo dei demoni, che egli scaccia i demoni. Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: ogni regno diviso in se stesso va in rovina, e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul. Ma se io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte, ben armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Parola del Signore. È interessante, carissimi, sentire da parte della folla dire che Gesù scaccia i demoni per mezzo di Beelzebul. Allora, compiere i miracoli all'epoca era come un gioco, no? Che i discepoli dei farisei, degli scribi, facevano dei miracoli e per quel motivo essi hanno chiesto, cioè i farisei hanno chiesto un segno a Gesù, ma mostraci un segno. Ah, perché fare dei miracoli non è una cosa spettacolare. Vi ricordate anche nell'episodio dell'incontro tra Faraone e Mosè, quando Dio mandò Mosè davanti a Faraone, Mosè faceva dei miracoli, ma questo non ha stupito, diciamo, Faraone. Faraone anche ha chiamato i suoi maghi e facevano dei miracoli. Dunque siamo più o meno in questa situazione. Allora, Gesù sapeva qual era l'intenzione di quelli che chiedevano un segno. Allora, Gesù, come sempre, rifiutò questo segno, non vuole dare nessun segno. Allora, perché si chiedeva un segno, come l'abbiamo già sottolineato? Per capire, cioè, Gesù dovrebbe dimostrare un segno particolare, speciale, per dire che lui è proprio il Messia e che non fa i miracoli nel nome del Satana. Allora, Gesù si difende, si difende per dire, ecco, ma se io scaccio questi demoni nel nome del Satana, ma non è possibile, come Satana può scacciare Satana? È impossibile, ma il suo regno si dividerà, ci sarà una guerra interna, ma invece io quando caccio, questo se ne va. Allora c'è qualcosa che non va. Se voi volete capire, capite. Oppure anche, se io caccio questi demoni nel nome di Satana, ma i vostri figli, la lingua greca che significa anche discepoli, allora nel nome di chi lo fanno? Perché anche tra i farisei, alcuni i maghi, dunque, facevano un po' alcuni miracoli per dimostrare che Satana è potente, poi alla fine ricadevano sempre nella malattia, come facevano alcuni pastori, facevano dei miracoli, poi alla fine le persone cadevano sempre nella loro malattia di prima. Allora, Gesù per convincere dice che ma se invece io caccio questo demonio, i demoni nel nome di Dio, con il dito di Dio, vorrei dire, con il dito di Dio, l'espressione usata da Luca, vuol dire con la potenza di Dio, con la forza di Dio, allora il regno è in mezzo a voi. È lì che Gesù
voleva arrivare a fare capire alla folla, a quelle che li ascoltavano, che questi segni dovrebbero rimandarvi a questo regno, a capire che, ecco, i tempi sono cambiati, Dio è in mezzo al suo popolo, Dio adesso prende possesso del suo popolo. Questa è l'intenzione di Gesù. Dunque Gesù cercava a fare capire ai suoi ascoltatori questa dimensione. E come per un po' aggrementare la sua intenzione, dice, ecco, quando un uomo forte che confidava nelle sue armi protegge tutto e naturalmente le sue cose sono al sicuro, ma quando arriva uno più forte di lui distrugge tutto. L'uomo più forte chi è? È Dio. Quando Dio interviene nella vita di un uomo, Satana se ne va. Satana non ha più il potere. Vediamo le tentazioni. Gesù ha detto, vattene, vattene via, subito, vattene, l'ha cacciato via. Ecco, carissimi, per dirci, ecco, è vero, attraversiamo qualche volta delle difficoltà, delle situazioni, e qualche volta siamo posseduti, da altre persone, il demonio sta dentro, chi malocchio, tante situazioni veramente difficili e delle situazioni proprio molto durissime, diciamo. Dio vincerà sempre. Qui si tratta della fede. Con la fede si vince sempre. Dio vince con la fede. Allora chiediamo allo Spirito di aumentare in noi sempre la fede. Con questo noi vinceremo ogni cosa nel nome di Cristo. Vi auguro una buona e santa giornata. Che Dio vi benedica sempre. Benedica le vostre attività, le vostre famiglie, le vostre case. Santa giornata a tutti.